Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video Ti mangio, ma ti rimangio del mese di febbraio 2018. E buon sabato a tutti innanzitutto e mi scuso se sto un po' così, ma oggi sto a casa, relax, quindi il trucco pure un po' così free. E allora, per prima di cosa vi volevo far vedere delle immagini perché ho acquistato da Zolle, che è praticamente, diciamo, è un posto dove diciamo, si acquista, diciamo, per chi abita a Roma, logicamente. Diciamo, Zolle è nata nel 2008 e praticamente si occupa di avere tutto, di far avere a casa diciamo, alle persone cibi sani, quindi frutta, verdura di stagione, latticini, legumi, ortaggi, anche sughi pronti biologici. E questo, diciamo, vengono raccolti da tutti i produttori del Lazio e delle campagne di Roma. E praticamente tu scegli una zolla, il sito è zolla.it, scegli una zolla in base, diciamo, anche a quante persone siete a casa. Noi prendiamo quella piccola per due persone, che è formata da 6 kg di frutta e verdura, e 4 uova, un formaggio e praticamente buonissime. Ogni volta trovi, diciamo, anche frutta e verdura magari di produttori diversi, comunque sempre del Lazio e di stagione. Infatti tu ricevi a casa questa zolla e la cosa carina è che comunque tu non sai cosa troverai dentro, ma il produttore a seconda della stagione che diciamo ti metterà quello che è di stagione. Anche il formaggio può cambiare da fattoria a fattoria e vi faccio vedere appunto delle immagini delle cose che mi sono venute, mi sono arrivate a casa. Di solito quella che prendo io mi pare che costa 26 e c'è 6 kg di frutta e verdura, 4 uova e un formaggio e lo faccio venire, puoi scegliere tu, quindi quando, ogni quanto, la frequenza e noi diciamo che, perché comunque la roba è tanta, per due persone ogni 15 giorni va più che bene. E adesso vi faccio vedere qualche immagine delle cose che mi sono arrivate. Avete visto? No, poi diciamo proprio il sapore è proprio un'altra cosa, c'è poco da fare, proprio buona. Tra cui ieri l'ultimo arrivo, questa zucchetta troppo buona, sicuramente, che ci farà un bel risotto. Ok, allora andiamo avanti con i prodotti, tra parentesi, questa è stata una parentesi, comunque vi volevo far sapere se non lo conoscevate chi è di Roma e comunque non ha diciamo non ha un fornitore di roba insomma biologica comunque di stagione, questo può essere utile e molto utile. Allora, intanto parliamo di prodotti finiti che sono una marea. Allora, innanzitutto io vorrei vedere questo comprato da Natura Si, Isola Bio, Fruity Bio, sono diciamo dei succhi di frutta quelli con la cannuccetta da 3. E stava in offerta da Natura Si e l'ho presa, arancia, carota e limone, molto buono, si sente molto meno lo zucchero, diciamo, rispetto a quelli tradizionali del supermercato. Vi dirò cosa c'è dentro: succo d'arancia italiana, acqua, succo di carota, zucchero di canna e succo di limone, logicamente è biologico. E quindi questo è molto buono, positivo, avevo lasciato anche uno di questo, non mi ricordavo, è molto buono. Poi, questo l'avete visto anche nel video della tenerina che ho fatto, gluten free, è il cioccolato fondente della Fiorentina che è molto buono e la Fiorentina poi come marca a me piace tanto. E, tra gli ingredienti, vabbè, maltitolo, pasta di cacao, burro di cacao, inulina, cacao magro in polvere, emulsionante, lecitina di girasole, aroma naturale, la vaniglia, può contenere tracce di latte, sesamo, soia e frutta a guscio senza glutine, quindi anche per chi appunto non è intollerante al glutine o celiaco, questo va più che bene. Naturalmente non per chi è allergico al latte perché può contenere delle tracce. Sempre senza glutine, ho comprato perché ho avuto degli ospiti, appunto, la mia amica Simona che avete conosciuto che è celiaca, quindi
fatto un menù tutto senza glutine. Questa pasta buonissima, senza glutine, della Barilla, queste sono le penne rigate, è buonissima, poi la cottura è perfetta della Barilla, come poi io mi trovo bene anche con la pasta normale della Barilla. Questa cuoce 9 minuti, farina di mais bianco, farina di mais giallo, farina di riso, acqua, emulsionante, mono e digliceridi, degli acidi grassi, tutto qua gli ingredienti che ci sono. Mi è piaciuta tanto, anche, la comprerei anche se ogni tanto, anche che non ho comunque allergia al glutine, per variare più che altro. Ok, queste erano le caramelle Ricola, mela e menta che vi dicevo che mi sono piaciute tantissimo, avevo comprate l'altra volta. Secondo me della Ricola è quelle che mi piacciono di più, ma proprio buone. Questo è isomalto estratto di menta, menta rotundifolia ed è una miscela di erbe Ricola, acido malico e acido citrico, quindi acidi della frutta, aroma naturale, edulcoranti, aspartame, vabbè, concentrato di succo di limone, aroma naturale di menta. Di menta e colorante. Vabbè, diciamo che proprio l'aspartame non è il granché, però vabbè, insomma, sono buone, mi piacciono. Quindi Ricola. Perché è buono? Perché si sente quel sapore di mela verde, però contrastato dalla menta, è molto buono. Poi, scusate, la bustina. Ah, ok, queste qua. Ah, no. Allora, queste sono le gallette al sorgo, che è una pianta erbacea che appartiene alla famiglia delle graminacee ed è uno dei primi cereali coltivati dall'uomo. Per quanto riguarda gli ingredienti, qua non li riporta, forse può contenere tracce di cereali con glutine, quindi attenzione. Sorgo bianco, da agricoltura biologica, gallette al 100%. No, allora, non mi piacciono per niente. Queste non mi ricordo, penso le ho comprate da Natura, sì, certificato biologico, però assolutamente non, al sorgo, non, almeno queste non mi piacciono, e danno un sapore molto amaro, ma che è questo sole? Scusate, ma c'è questa luce che è accecante. Scusate, sposto, mi sposto. Meglio? Va. Un pochetto meglio, vabbè, meglio che mi vedo nemmeno così. Allora, e quindi ok, e questo è quanto. No, scusate, ma penso che vi dia fastidio. No, scusate, mi sono spostata perché dava troppo fastidio quella luce. Ok, continuiamo. Allora, abbiamo poi questi nascondini del Mulino Bianco con cioccolato da mordere. Allora, questo sicuramente. Allora, vediamo gli ingredienti di questo prodotto. Vabbè, farina di frumento, zucchero, cioccolato, zucchero, burro di cacao, burro, lediciana, burro, olio di girasole, amido di frumento, uova fresche, cacao, latte concentrato, zuccherato, latte e zucchero, agenti lievitanti, sana, aroma vanillina, lediciana di soia. Vabbè, quindi logicamente chi è intollerante al lattosio assolutamente non deve prendere neanche celiaci perché comunque contiene glutine. Allora, ragazzi, non mi sono in sé per sé, cioè non mi sono piaciuti perché comunque è troppo forte, troppo cioccolato dentro il biscotto. Poi dipende dai gusti. A me, diciamo, il biscotto piace comunque abbastanza semplice. Quindi sono amante dei ciambelloni, di questi prodotti più semplici. Non mi piace troppo cioccolato. Questo è veramente pieno di cacao, si sente proprio abbastanza e no, non li ricomprerei, non mi piacciono sinceramente. Se per sé il biscotto magari può piacere a chi piace tanto il cioccolato fondente, però a me no, non mi piace. Quindi non lo ricompro. Poi pan bauletto farro con avena con olio extravergine d'oliva comprato da mi pare da Natura, sì, mi pare. Allora, sì, Sotto le Stelle è una marca di Natura Sì. Allora, questo è buonissimo. È praticamente molto buono, è morbido dentro e il contorno è tutto pieno di chicchi di avena. Per quanto riguarda gli ingredienti, c'è farina di farro, acqua e lievito naturale di pasta madre di farro, farina di farro, acqua crusca di avena, farina di avena integrale, fiocchi di avena,
Sciroppo di riso trattato con alcol etilico biologico, contiene tracce di glutine, quindi questo, vabbè, l'avena comunque non è consigliato per chi ha problemi col glutine. E questi promossi li potrei ricomprare assolutamente sì. Un prodotto di Sotto le Stelle, Bamboletta all'avena, molto buono, mi è piaciuto. Poi queste risette farro e quinoa, queste di Scotti, queste gallette di farro, questo contiene farro, riso, quinoa e basta, contiene glutine. Allora, questo non è male, però sinceramente di gallette ci sono di migliori, quindi magari sì, potrei anche ricomprarlo perché non sono male, però insomma c'è di meglio. Poi, questo ho comprato da Natura Sì, la Buona Terra, Pongrì Sesamo con farina tipo 2. Guardate la mia faccia come cambia. Farina di grano tenero tipo 02, semi di sesamo, olio extravergine di oliva italiano, sale marino, estratti di rosmarino ed agricoltura biologica. È buonissimo, sono senza lievito, sono buonissimi, sanno proprio di... ci sono tutti, sono diciamo grissini lunghi pieni di sesamo. Sono veramente buoni, 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 solo che il problema è che ti finisci il tuo pacchetto perché uno tira l'altro. Quindi... saranno pure senza lievito, però se te mangi tutta la confezione, Cristina mia. Ah, vabbè, queste qui è riso break, Italia in tavola, snack di riso con olio extravergine di oliva. Questo contiene farina di riso, farina di mais, olio di girasole, olio extravergine di oliva, siero di latte, lattosio, destrosio, sale, amido di mais, estratto di lievito, aromi, erbe aromatiche, spezie, vabbè, varie antiagglomeranti, aroma naturale di oliva, può contenere soia. Allora, queste, diciamo, le gallettine piccole di riso con olio di extravergine di oliva, ne ho trovate di tanti tipi migliori. Questi sono troppo, mi dà l'idea di troppo olioso, fritto, proprio troppo pesante, non mi ha fatto troppo impazzire, c'è di meglio, quindi gluten free, vabbè, non fritto, però sinceramente non le comprerei. Allora, questa è la Coop, l'ho presi, però boh, c'è molto di meglio. E poi menta di montagna, sempre della Ricola. Caramelle svizzere erbe senza zucchero, qui abbiamo isomalto estratto di menta, menta sua veolo, valence, ve, sua veolence, e della miscela di erbe ricola, sorbitolo, edulcorante, aspartame, acido sulfate, cappa, mentolo, aroma naturale di menta romana e colorante. E non mi sono piaciute, mi piacciono sempre più quelle mela menta. E non mi hanno fatto proprio impazzire, però non sono male, non sono male come caramelle, cioè Ricola mi piacciono abbastanza. Allora, questa è una scoperta e vediamo se c'è sta pure l'altro pacchetto, così ve la faccio vedere insieme. O sta, l'ho consumata a marzo. Allora, con queste qua della Saila, molto buone, confetti gelli croccanti fuori e morbidi dentro. E limone, questo è limone e menta, poi ho preso pure menta, poi ve lo recensisco il mese prossimo con quelli di marzo. Allora, questo praticamente è di fuori è come la Saila normale, un confettino, e dentro c'è proprio un gel, sapete il dentifricio, quello a gel trasparente, morbidoso, un po', mettete un pochino più duro, come fosse una gelatina, ecco. Mi è piaciuto, queste caramelle mi sono piaciute tanto. Certo, allora, gli ingredienti sono zucchero, sciroppo di glucosio, gelatina, gelidificante, aromi naturali, limone, menta con altri aromi naturali, stabilizzante con marabia, concentrato di spirulina e cartamo, amido di riso e acidificante, acido tartarico. E vabbè, non è che è proprio il massimo tutto sto zucchero, sto glucosio, però, vabbè, troppe caramelle ho mangiato sto mese, eh? Ah. Poi abbiamo questa marca che è più bene senza glutine, fonte di fibre, sono delle gallette di riso e grano saraceno. Infatti contiene grano saraceno al 55%, riso integrale al 40,5%, quinoa al 2%, semi di lino al 2% e sale, può contenere tracce di soia e sesamo. Allora,
è per intolleranti al glutine. Sì, mi sono piaciute, sono molto buone. E queste non mi ricordo se le ho prese, sì, l'ho prese, sono della Ecora, le ho prese da Natura, sì. E abbastanza buone, mi sono piaciute. Buone. Poi, questi mi piacciono da morire. Erano della calza di mio marito, che avevo fatto a mio marito per la Befana, ma praticamente due me li sono mangiati io e uno se l'è mangiato lui. Questo è inutile vi sto dicendo gli ingredienti, perché tanto pure se ve li dico io, per esempio, me li mangio lo stesso. La cioccolata al latte, zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, latte in polvere, burro, vabbè, lasciamo perdere, è meglio. Non è sano, ma è sano per la mente, diciamo. Philadelphia, formaggio fresco, buonissimo, mi piace molto più senza, vabbè, questo è senza conservanti. Ingredienti: latte pastorizzato, crema di latte, sale e addensanti, e senza glutine. Allora, vabbè, a me piace molto più questa classica e quella light, perché veramente non mi piace, è troppo acida, non mi piace proprio. E invece la Philadelphia normale, logicamente mi piace di più. Cotolette vegetali con spinaci vegana della Valsoia. Io queste ve le consiglio perché a me sono piaciute tanto. Allora, io per il fatto della tiroide, la soia la posso mangiare massimo una volta al mese, non di più, perché comunque va in contrasto con la pasticca che prendo. Queste contengono podrine di soia concentrate e reidratate, farina di frumento, spinaci, olio di girasole, fiocchi di patate. E considerate, queste si sente molto, gli spinaci si sentono molto. E mi sono piaciuti, io le ricompro sicuramente. Buonissime. Buone anche della Consiglia, una marca che mi sta piacendo, sto provando parecchie cose, molto buone, Consiglia Bio, le banane molto dolci e mi sono piaciute veramente tanto. E stanno facendo questa linea bio e sinceramente sono molto buone. La frutta però, col fatto che prendo tazzolle, come vi ho detto prima, frutta e verdura, quindi non sempre la prendo al supermercato. E Santa Lucia Light, questo è il primo sale morbido, formaggio fresco e leggero, ingredienti latte, sale, conservante, aglio. Non è male, certo a me il primo sale mi piace quello tagliato a pezzi proprio in banco gastronomia, che di solito è Nonno Nanni, non mi ricordo che marca è, forse proprio Santa Lucia, però questo è quello light. Oh, a me le cose light, che vedevo lì. No, non mi ha fatto troppo impazzire, però non è che non si può mangiare, insomma, potrei anche ricomprarlo, ma forse. Buonissima questa qui, è la fior di frutta, è la marmellata fragole e fragoline di Bosco dell'Arigone di Asiago, è una marca che mi piace tantissimo, le marmellate mi piacciono tanto e durano tanto in frigorifero, sinceramente è molto buona, sa di fragolina di Bosco proprio. E qui abbiamo come ingredienti fragole, succo di mela, fragoline di Bosco, gelificante, pectina, biologico, senza glutine, quindi non contiene assolutamente zucchero. Quindi è una preparazione proprio di fragole e fragoline. E quindi anche per chi ha problemi con il glutine o il celiaco, questa tranquillamente la può mangiare. Quindi, vedete un pochino, ma perché l'avevo un po' lavato, ma è acqua praticamente. Quindi quel Rigoni, vabbè, quella la ricomprerò sempre, come marca di marmellate mi piace tanto. Galbusera, più integrali. Allora, farina di grano tenero integrale, farina di grano tenero integrale, zucchero di canna integrale, olio di girasole alto oleico, farina di mais integrale, fibra alimentare, latte scremato in polvere, gemme di frumento, miele, genti lievitanti, sale marino integrale. Diciamo che non è. Questo logicamente non è per chi è intollerante al glutine, non è per chi ha problemi con il latte, perché comunque lo contiene. Allora, sanno molto di integrale, perché comunque è pieno di fibra, ha molte cose integrali all'interno. Non sono mali, però della Galbusera ci sono altri tipi di biscotti che mi piacciono, poi magari quando li comprerò, li provo e ve ne parlerò.
Questi, diciamo, ogni tanto l'ho ricomprati, non sono male, però io perché poi vario e quindi non compro sempre quelli che mi piacciono, ne voglio provare sempre altri tipi come i prodotti cosmetici poi. E quindi sì, questi diciamo non sono il massimo, però comunque ogni tanto io li ricompro perché comunque non, dentro il latte mi piacciono. Vediamo un po'. Ah, la busta della spesa è svuotata. Quindi ragazzi, fatemi sapere se voi avete provato uno di questi prodotti, se vi siete trovati bene, se vi siete trovati male, se la pensate diversamente da me. Sono molto contenta che mi lasciate dei commenti e quindi aspetto anche i vostri commenti. Vi mando un bacio grande grande.